Pasta asparagi e ricotta. Un primo piatto semplice e gustoso. Per cucinare questo primo piatto buonissimo e di facile realizzazione ci occorrono 400 g di pasta formato fusilli, 250 g di ricotta fresca, 200 g di asparagi, un bicchiere d'acqua fredda, un dado classico meno 30% sale Star, mezzo cucchiaino di cannella, 2 cucchiai d'olio, 50 g di parmigiano reggiano, un pizzico di sale e dell'erba cipollina per decorare. Laviamo gli asparagi ed eliminiamo la parte finale del gambo che è dura. Tagliamo il resto a pezzetti di circa mezzo centimetro. Riscaldiamo un cucchiaio d'olio in una padella antiaderente. Aggiungiamo gli asparagi e un pizzico di sale. Facciamo saltare gli asparagi in padella per 2 minuti. Versiamo il bicchiere d'acqua fredda e aggiungiamo un dado classico meno 30% sale Star. Lasciamo evaporare quasi completamente. Adesso aggiungiamo la ricotta. Mescoliamo bene e schiacciamo con una forchetta fino ad ottenere una salsa liscia e cremosa. Facciamo attenzione che resti ben calda, perché possa conservare la consistenza cremosa e uniforme. A questo punto cuociamo la pasta. Versiamo i fusilli in abbondante acqua bollente, saliamo e quando sono cotti li scoliamo al dente. Uniamo ai fusilli la salsa di ricotta e asparagi, aggiungiamo la cannella e mescoliamo bene. Adesso facciamo saltare il tutto in padella a fuoco vivace per 1 minuto. Siamo pronti per impiattare. Non ci resta che spolverare la pasta con il parmigiano reggiano, se lo desideriamo, e aggiungere un ultimo tocco decorandola con dell'erba cipollina.